Buongiorno e bentornato a Radio Roma Capitale. Salve, buongiorno. Insomma, Malagrotta, Falcognana, Lega Ambiente ha aderito anche ad alcune iniziative, quella del Lucchetto Day, tanto per citarne una che si svolgerà a Malagrotta all'inizio della prossima settimana. Che quadro, che idea vi siete fatti? Malagrotta sarà chiusa davvero? Aprirà un'altra discarica? Oppure i rifiuti vagheranno per l'Italia? Ormai sembra abbastanza certo che questo possa essere lo scenario, che Malagrotta davvero chiuda. Sappiamo il primo di ottobre, e questo è il motivo per il quale abbiamo aderito all'iniziativa lanciata dai comitati della Valle Galeria lunedì prossimo, il 30 settembre alle 21. Ognuno può partecipare portandosi un lucchetto e per affermare la necessità di quella discarica dopo ormai più di 40 anni di servizio, diciamo così, e soprattutto di impatto in quell'area, che è un'immensa discarica di 130-150 ettari che in questi anni ha inghiottito centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti. E sulla nuova discarica anche ormai sembra abbastanza chiaro che le intenzioni delle istituzioni del commissario siano quelle di scegliere Falcognana. In questo dibattito, diciamo, noi vediamo due grandi questioni assenti. Quella preeminente, quella più importante su tutte, è come vogliamo gestire i nostri rifiuti nella capitale. In queste ore noi stiamo ricevendo molte segnalazioni da parte dei cittadini dei nuovi 5 quartieri dove l'AMA, l'azienda municipale ambiente, sta lanciando il nuovo modello di raccolta dei rifiuti, segnalazioni che ci continuano a dire che semplicemente stanno posizionando cassonetti anche per l'organico enormi, non si usano in nessun'altra città del mondo, e senza comunicare niente a nessuno, senza far capire niente a nessuno, anche nei luoghi dove c'è invece il porta a porta, che è il modello che noi pure auspichiamo e che funziona, non si capisce, i cittadini non riescono a capire quali sono le modalità di conferimento. Quindi un enorme pasticcio mi sembra che continua a fare l'AMA su quella che invece è la vera soluzione, perché se continuiamo a parlare solo di discariche, di buchi e di buche, cioè non ne usciamo. Insomma, Falcognana durerà 2 anni come si è detto, e praticamente domani mattina saremo già alla ricerca di una nuova discarica. Non c'è il rischio che anche le nuove amministrazioni, regione e comune, che si sono presentati con buoni propositi sulla raccolta differenziata, cadano nello stesso errore delle amministrazioni precedenti e godono anche di un credito eccessivo su questo tema, perché sono veramente ripartite da dove avevamo lasciato con la Polverini e con Alemanno? È un rischio assolutamente in campo che dobbiamo assolutamente sventare, e per questo con i comitati stiamo cercando di lavorare in questa direzione. Ovviamente in queste settimane scorse il tema più dibattuto è stato discarica sì, discarica no a Falcognana, ma è un tema falso, se possiamo dirlo in modo un po' forte, perché sicuramente è un problema per quell'area, per i cittadini che ci abitano intorno, come Malagrotta lo è stato per i cittadini che ancora oggi ci abitano in quei quartieri, ma non affrontiamo alla radice il problema, e se le amministrazioni non mettono in campo quello che stiamo chiedendo da mesi anche appunto alle nuove amministrazioni, un luogo in cui si definisce il piano, in cui si definiscono i tempi, in cui si definiscono quindi gli obiettivi conseguenti, in cui si definiscono anche i finanziamenti necessari per raggiungere quegli obiettivi, ovviamente sulla differenziata, sulla riduzione, sul riuso, sulle politiche che vengono prima della discarica, non ne usciamo. Allora, noi su questo in questi giorni, tra l'altro, siamo in campo con Puliamo il Mondo, quindi con la nostra campagna più forte, più grande che c'è su questi temi di riqualificazione di aree, di quartieri, di piazze, di strade. Stiamo parlando quindi con tutti i comitati cittadini romani, con i nostri circoli, sono decine e decine, sono
che diventa iniziative in questo weekend che viene, e su questo stiamo lanciando, diciamo, un appuntamento di tutti i comitati, di tutte le associazioni, per spingere le amministrazioni in questa direzione. Vogliamo in conclusione ricordare l'appuntamento del Lucchetto Day? Così Lucchetto Day, lanciato appunto dai comitati della Valle Galeria, è all'angolo, diciamo, tra via Casal Lombroso e la via di Malagrotta, di fronte quindi all'ingresso della discarica di Malagrotta, per lunedì prossimo, il 30 di settembre alle ore 21. Lucchetto, perché ognuno si deve portare un lucchetto per segnalare, diciamo, la volontà di chiudere quello che è un vero e proprio mostro dal punto di vista ambientale, per la natura stessa di quello che è una mega discarica di centinaia di ettari, quindi ovviamente con un impatto fortissimo. Grazie a Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio. Ovviamente Radio Roma Capitale seguirà la manifestazione del Lucchetto Day. A risentirci nei prossimi giorni. A presto, buongiorno a tutti.